Guardando questo cielo immobile quasi, in cui le sciature di foschia bianca sono immobili, così, proprio come dicevo nel video poc'anzi, mi viene in mente un particolare, rivolto a quelle persone che dicono di non credere. Ci sono due categorie di persone che non credono. Quelle che non credono perché così hanno la possibilità di fare tutto il male che vogliono, pensando di non rendere conto a nessuno, e questo, vabbè, poi si vedrà, saranno cavoli loro. E poi c'è invece quella categoria di persone che non crede, però nella loro consapevolezza interiore sanno cos'è il male e il bene e non fanno del male tanto per fare del male, fanno del bene, si comportano in modo corretto. Ecco, questi sono esseri umani, anche se non credono. Perché in loro c'è la consapevolezza di non fare del male e non lo fanno. Non è importante credere in, è importante essere. Per cui queste persone, anche se non credono, sono degli esseri umani che spesso e volentieri contano più di quelli che dicono di credere, ma fanno del male. Ecco, com'è sottile la differenza fra chi crede e chi non crede. È in ciò che è. Sono le stesse differenze che fanno del cielo sfumato in un modo o nell'altro, ma che sono ovviamente importanti come i punti e le virgole in ciò che scriviamo. Credere è relativo, importante è non fare del male per essere, per resistere. Un modo di credere inconsapevole. La distinzione tra male e bene, e per cui fare del bene, comportarsi in modo corretto, è già di per sé credere in se stessi, credere in un essere interiore.